all'interno di questo business game già aveva individuato qualche giovane talento. Sì, beh, tutti e quattro i gruppi hanno lavorato in maniera, devo dire, egregia, anche perché quello che a me stupisce sempre è il poco tempo a disposizione dei ragazzi. Il primo brief è stato, penso, poco più di un mese fa, e quindi in un mese riuscire comunque a sviluppare dei progetti capaci di coprire tanti aspetti come hanno fatto questi ragazzi. Quindi tutti e quattro i progetti sono comunque, a mio avviso, meritevoli di attenzione. Noi dobbiamo offrire alle imprese creatività, idee nuove, e questo lo possono fare soltanto i giovani, soprattutto all'interno di un ambito che è quello della comunicazione di impresa. Non ci si può fissare su standard comunicativi, ma bisogna andare oltre questi standard comunicativi. Beh, la sostenibilità non è solo quella ambientale, è anche quella sociale, e la collaborazione con l'Università di Urbino va proprio in questa direzione: riuscire comunque a aprire le nostre porte a delle potenziali risorse sicuramente di grande valore, e d'altro canto in questo business game avere anche un feedback con delle idee fresche che potranno sicuramente farci migliorare anche nella nostra comunicazione, non solo istituzionale ma di business. Vogliamo sapere qual è da lei appunto il ruolo delle pubblicità al giorno d'oggi. È un ruolo maggiormente impegnato, nel senso che oggi le aziende, quindi marketing e la comunicazione, si stanno occupando finalmente di tematiche più importanti che non quelle legate solo e soltanto alle caratteristiche e alle funzioni dei loro prodotti. La pubblicità oggi, alcune pubblicità più di altre, servono a veicolare esattamente questo nuovo spirito.